se il palco ci regga tutti e due però, sei sicuro? No, ma... magari mettiamoci un po' uno sul lato, un altro sul lato, perché sennò ci bilanciamo, è conforme, no? Ci lascia, magari, magari. Aspetta, no, aspetta che stai impennando un po' solo qua dentro, non è che aspetta, mi rimetto un po' più. Ah, ecco. Allora, lui è simpatico, già si vede la faccia, un bel personaggio, da dove vieni? Io vengo da Lombotignano. Ma le pagate sono... No, sono... Ah, lui è il pazzo del villaggio, perché si casa. Diciamo che sono tutti i miei fans. Tutti i fans. Però brutto, tutti i maschi, le donne non è il fans. Vabbè, le donne mi seguiranno poi dopo a casa, sono mai dopo comodamente seduti a casa. Pagando la cena, logicamente, certo. Veranno tutte quante a cena, a casa mia. Sì, allora siamo venuti a casa tua. Stasera mi pare che hanno loro che ti offre la cena. Però noi non siamo donne, ti ha detto. Senti, ma allora, sei cantante, cosa hai fatto nella vita? Hai cantato qualche parte? Sono andato a partire, hai fatto qualche altro concorso? Niente, io nella vita faccio il mantenuto. Pensavo facendo il mantenuto, pensavo. Ho cantato, vabbè, a Putignano in varie parti, quindi diciamo che ho vinto il primo concorso che hanno fatto a Putignano. Praticamente un concorso di karaoke. Si chiamava Tacco d'Italia, vince il primo premio nella mia categoria. Cioè, categoria specifica, perché voi avete... Categoria 23-34 anni. E quindi ho portato questa... In base all'età c'era una categoria. Invece noi qua siamo liberi, ma uno può cantare tranquillamente, facendo la spesa, ricordo ancora, talento, Galleria Ocean, cliente, protagonista. Così che talento potresti essere anche tu. Dunque, anche voi, chi sia uno nel vostro... Chiunque. Chi ha coraggio di cantare qua sul palco può farlo tranquillamente. Allora dai, dimmi cosa ci canti. Allora, io canto una canzone di, originariamente di Domenico Modugno, si chiama Cristina Cosa Grande, che è stata rivisitata e rifatta da Renato Zero. E quindi io vi porto la versione di Renato Zero stasera. Vabbè, vi facciamo un applauso anticipato per volare. Grazie. Vai. Cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che se tu guarda me, me ne mora così, guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando me guarda così si può tu te senti morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché
cosa piace per me. Una cosa che se stessi non sai, una cosa che non hai giunta mai, non pena così, a così grande, a così grande, a così grande. Grazie. Bene, bravo il nostro console Ernesto, no? Il nostro putiglianese, no? Sì. Putiglianese, sì. Giusto? Non è che ho detto una parolaccia. No, no, è giusto così, no, perché vedo potrei anche sbagliare, non essendo del posto, logicamente potrei anche sbagliare. Bene, aspetto perché dobbiamo fare una medaglia. No, prima della medaglia c'è la giuria. Siete pronti? Ora 5, 6, 6, 5, 5. Soddisfatto? Ma vuoi anche il 10 euro? Cosa vuoi? Vuoi 10 euro? Non so. L'importante ricordo di partecipare. Partecipare. Poi, sì, vota, primo, Facciamo una foto ricordo. Dopo la canale 5, sono qui. A posto, ancora un altro applauso al nostro console Ernesto, questo è mio.